È proibito e pericoloso accendere fuochi nei boschi. La marmitta caldissima rischia di incendiare l'erba secca. Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo, non perdere tempo inutilmente. Telefona subito al 1515 o al 115 per dare l'allarme. E ricorda, la protezione civile sei anche tu. Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu. Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu. Durante un periodo di annunciata scarsità d'acqua potabile, impiega l'acqua solo per scopi essenziali. Usa sempre la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. Utilizza i serbatoi a due portate nei servizi igienici. Innaffia le piante al mattino o al tramonto. Prima della sospensione dell'erogazione, fa una scorta minima di acqua per bagno e cucina. E ricorda, la protezione civile sei anche tu. Nel caso di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas o a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci con i semafori. Evita di utilizzare gli ascensori, soprattutto se rimani bloccato. Al ritorno della corrente, non riattaccare tutti insieme gli apparecchi elettrici della casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu. Quando nei mesi invernali le precipitazioni sono nella norma, nonostante i tanti sprechi, c'è acqua per tutti i nostri bisogni. Agricoltura, ambiente, acqua potabile, produzione d'energia, industria. Ma se nevica e piove poco, l'acqua a disposizione dell'Italia diminuisce. Litigare non serve a far crescere l'acqua disponibile. L'acqua che abbiamo, anche se scarsa, può bastare per tutti, se sapremo insieme programmarne l'uso e ridurre lo spreco. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.